Bentrovati alla prima puntata della nuova edizione di Culturalmente per questa stagione 2017-2018, una puntata che non potevamo non aprire con il professor Francesco Schittulli, ospite qui in studio, presidente nazionale della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Grazie professore per aver accolto il nostro invito. Grazie. La vediamo girare in tutta Italia in questo periodo, nel mese di ottobre, ma anche nel mese di novembre, perché è stata prolungata la campagna dedicata appunto alla prevenzione, quindi la campagna Nastro Rosa da ottobre ha toccato anche il mese di novembre e finalmente l'abbiamo qui ospite in Puglia, ad Andria, nella redazione di Telesveva. Allora, come sta andando questo viaggio per la sensibilizzazione della donna alla prevenzione per i tumori? Ma intanto mi complimento con voi per questa iniziativa, che è questa trasmissione che si chiama Culturalmente, perché il nostro compito è quello di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. E partiamo proprio dalla donna e quindi dal tumore più frequente, il primo tumore che colpisce la donna, cioè il big killer numero uno, che è il tumore al seno. Abbiamo registrato quest'anno per la prima volta un incremento di richieste, di domande. Cioè la donna è diventata più responsabile di questa problematica e chiede, giustamente dico io, chiede delle prestazioni a tutela della propria salute, a tutela quindi di questo organo che è il simbolo della femminilità, svolge tre nobili funzioni, una funzione materna, una funzione estetica, una funzione sessuale e che oggi può essere non curato se viene colpito dalla malattia cancro, ma guarisce se viene colpito dalla malattia cancro, purché venga scoperto in fase iniziale. Questo è il messaggio che dobbiamo dare alle donne, ma nello stesso tempo dobbiamo dare anche delle risposte. Noi allunghiamo il periodo a novembre, però è fuori dubbio che noi accoglieremo qualunque donna in qualunque giorno di qualunque mese dell'anno, proprio per andare incontro alle sue esigenze. La donna chiede di essere visitata, di essere controllata. E le istituzioni dovrebbero fare questo, dovrebbero garantire questo, perché non basta parlare di prevenzione se poi ad una donna non offriamo l'opportunità di eseguirla. Noi diciamo mi raccomando la prevenzione e poi la donna si rivolge alle istituzioni, telefona e si sente rispondere che questa prestazione la potrà avere fra un anno, due anni, tre anni. Questo assolutamente è da cancellare, perché diventeremo poco credibili. Ecco l'impegno della LILT, e anche di dare suggerimenti alle istituzioni, alle persone che rappresentano le istituzioni, come affrontare questo argomento, come abbattere le liste d'attesa. Lei infatti, oltre ad essere un medico, è impegnato anche in politica, quindi potrebbe meglio rappresentare l'unione di questi due aspetti fondamentali e potrebbe suggerire una soluzione per far sì che si possa parlare di sensibilizzazione alla prevenzione a 360 gradi. Io mi rifaccio sempre al mio maestro Umberto Veronesi. Anche lui ha avuto una parentesi politica come senatore, fu lui stesso peraltro a consigliarmi di scendere in campo in maniera autonoma, non legato a nessun cosiddetto partito, proprio perché disse a me: Francesco, noi dobbiamo dare un esempio e continuare questa attività anche con un impegno civico, continuando però sempre l'impegno sanitario, ma un impegno civico. E io accolsi il consiglio di Umberto. A distanza di 3 anni però Umberto mi disse: io ti ho dato tanti consigli buoni, solo uno ti ho dato sbagliato, quello di scendere in politica, perché questa non è politica, non ci appartiene. E presi atto felicemente di tanto, per cui io ho seguito l'esempio del mio maestro. Anche se dobbiamo continuare in questo impegno civico, proprio spronando
i nostri, chi rappresenta le istituzioni, politici. cioè chi dice di essere al servizio del bene comune. Il bene comune è anche investire in salute e non in malattia. Il bene comune è anche prevenire, così come c'è la campagna sulle vaccinazioni che prevengono determinate malattie. Voi immaginate se non facessimo più la vaccinazione per la poliomielite, che cosa accadrebbe? Cioè un ritorno al passato. Beh, la stessa cosa dobbiamo fare per il cancro. E perché non accade questo, visto che l'indice, le percentuali di donne che si ammalano, e non solo, perché ci sono anche gli uomini che si ammalano di cancro, aumentano in maniera vertiginosa, a fronte anche, per fortuna, dei risultati della ricerca che compiono passi da gigante e ci permettono anche di abbassare, diciamo, gli indici di mortalità. Ecco, ha detto bene, è una malattia, il cancro, che aumenta, che cresce di anno in anno. Paradossalmente però diminuisce la mortalità, anche se diminuisce in maniera continua, progressiva, ma molto lentamente rispetto alla crescita che si ha del cancro. Il cancro aumenta per due motivi. Il primo perché è aumentata l'aspettativa di vita, si vive di più rispetto a tanti anni fa. Tanti anni fa la media era di 70 anni, oggi la media è salita a 85 anni. Sappiamo che nel 2050 supereremo i 100 anni di aspettativa di vita, quindi dobbiamo garantire una vita, una qualità di vita anche buona, libera da malattia. Ecco perché investire in salute. Il secondo motivo per cui sono aumentati i casi di cancro è legato al fatto che questa è una malattia ambientale su base genetica. Cioè stiamo parlando di una malattia che va a modificare i nostri geni fino a sviluppare il cancro e i nostri geni si modificano in base a delle alterazioni dell'ambiente, ma l'ambiente lo facciamo noi, siamo noi che creiamo l'ambiente. E questo vestito che io porto addosso, che ha un basso grado di cancerogenicità, di produzione di cancro, ma ce l'ha, perché è fatto da sostanze chimiche, da sostanze coloranti. La stessa cosa vale per i cellulari. La stessa cosa vale per la errata alimentazione, che è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro. La stessa cosa vale anche per il tabacco, responsabile del 30% di tutti i tipi di cancro, che riguardano sia l'uomo che la donna. Vedete, sono aumentati i fattori di rischio perché la tecnologia, il progresso ha aumentato queste disponibilità di rischio di sviluppare questa malattia. Noi dobbiamo saperle controllare, non possiamo essere contro, la modernità o essere contro l'innovazione, il nuovo che c'è, però dobbiamo saperlo gestire, questo. Penso per esempio, ripeto, ai nostri cellulari. Beh, qui c'è un'alterazione dei campi elettromagnetici che produce cancro insieme agli altri fattori. E questi fattori di rischio non è che si sommano tra di loro, ma addirittura si moltiplicano, quindi la crescita è esponenziale. Faccio un esempio: se io ho un'errata alimentazione, beh, il rischio di sviluppare cancro è 5, se io poi fumo, il rischio di sviluppare cancro è 4, se io poi vivo in un ambiente inquinato o non pratico attività, regolare attività fisica, il rischio è 2. Il rischio complessivo che io ho di sviluppare cancro non è 5 più 4 più 2 che è 11, ma è 5 per 4, 20 per 2, per 3, 60. Cioè aumenta in maniera esponenziale. Ecco perché io devo intanto cercare di informare correttamente i nostri ragazzi su questo. Sarebbe bello se si ritornasse nelle nostre scuole a insegnare, oltre all'educazione civica, di cui avrei bisogno anch'io, anche l'educazione sanitaria ai nostri ragazzi, e confrontandoli, non vietando determinate cose, ma parlando, colloquiando, confrontando i vari pareri. E poi, questo è il primo step determinato dalla scuola, dall'informazione corretta, dall'educazione sanitaria. E poi attivarsi con le varie realtà associazionistiche, e la LEILT è un'associazione, per esempio nella BAT, a Barletta Andria-Trani, è guidata da Michele Ciniero, che è uno dei presidenti d'Italia che maggiormente incide sulla prevenzione primaria, sul ruolo della prevenzione primaria. Prevenzione primaria significa lotta al tabagismo e alla cancerogenesi ambientale e professionale, corretta alimentazione, regolare attività fisica. Questo dipende da ognuno di noi. Noi dobbiamo cercare di portare questo in ogni famiglia e in ogni persona. Se
Si vive di più per questi motivi, per il benessere, ma ci si ammala anche di più di cancro. E si ammala di più di cancro sia perché è aumentata l'aspettativa di vita, sia perché sono aumentati i fattori di rischio. Si guarisce però di più di cancro rispetto a ieri per tre motivi. Il primo è perché oggi disponiamo di una diagnostica strumentale molto più attenta, più precisa, più puntuale, più sofisticata. Oggi noi riusciamo a scoprire dei tumori in fase iniziale, quando sono di pochi millimetri, di 3, 4, 5 mm. E se io scopro un tumore di 3, 4, 5 mm, fosse al polmone, fosse alla prostata, fosse alla mammella, beh, quel tumore al seno di 3, 4, 5, 6, 7 mm ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso. E il processo di metastatizzazione, cioè che possa diffondersi in altri organi o apparati, è nullo, non esiste. Quindi io vado, in un certo senso, per il caso del cancro al seno, a incentivare anche la donna a sottoporsi a questi controlli, perché la Che vanno donna, che fatti? vanno fatti, ora diciamo quando, la donna si sente quasi premiata dal fatto che può scoprire un tumore in fase iniziale e guarire completamente senza deturpare quest'organo, senza toccarlo, con interventi minimali, addirittura interventi ambulatoriali, e quindi non viene toccata l'integrità, l'estetica, la cosmetica di quest'organo, che è il simbolo della femminilità, per le tre funzioni che svolge, che abbiamo detto, materna, estetica, sessuale. Quindi diventa uno stimolo alla donna sottoposta a questi controlli, ma noi dobbiamo garantire che questi controlli vengano fatti. Come fare? Che cosa fare? Beh, insegnare intanto alle nostre ragazze, a partire dalle scuole medie superiori, dagli istituti tecnici, dai licei, negli ultimi 2 anni, quando le ragazze hanno 16, 17, 18 anni, l'autoesame, l'autopalpazione, attraverso il corpo docente, insegnare attraverso la LILT, insegnare loro l'autopalpazione al seno, significa non che loro debbano farsi diagnosi di un nodulo o di un cancro al seno, questo compete al medico, ma debbono acquisire quella sorta di confidenza con quest'organo, conoscerlo, sapere che questo può essere un organo bersaglio, che questo può un domani eventualmente sviluppare una patologia. Eseguendo questo esame, a partire dai 18 anni, ogni mese, 5 minuti al mese perderanno le nostre ragazze, ma a distanza di 10 anni, quando avranno 28, 30 anni, conosceranno perfettamente il proprio seno e potrebbero anche accorgersi di qualche alterazione, di qualche modificazione, di qualche cambiamento nell'ambito del seno rispetto ai mesi precedenti e rivolgersi dal medico. Ma non è neppure questo tanto importante quanto dare la coscienza alle donne che può esistere questo problema, che esiste questo problema, che potrebbe sviluppare, potrebbe interessare anche loro stessi, e quindi sottoporsi a dei controlli. Così come le nostre ragazze, dopo il primo rapporto sessuale, eseguono il Pap test, devono sapere che può esistere anche il problema del seno, e quindi a partire dai 25 anni, vita natural durante, ogni anno eseguire una ecografia insieme alla visita senologica e stop fino ai 40 anni. Dai 40 anni in su, vita natural durante, perché il cancro non bussa alla porta a 50 anni e va via a 69 anni. Noi abbiamo oltre il 30% dei casi di cancro al seno al di sotto dei 50 anni e noi dobbiamo prenderci cura di queste donne. A partire dai 40 anni eseguì annualmente, ogni anno, la visita senologica, l'ecografia e la mammografia, vita natural durante. In questo modo io avrò coperto la donna e se scopro un tumore, lo scopro davvero in fase iniziale, quando è di pochi millimetri. E quindi io non la curo soltanto, io la guarisco. Oggi la guaribilità del cancro al seno è intorno all'80%. Potremmo oggi, e questo è un delitto, potremmo oggi arrivare al 98% di guaribilità di tumore al seno se mettessimo in atto questi strumenti. Perché oggi disponiamo di una diagnostica molto più attenta, dicevo, più sofisticata. Noi non avevamo 10 anni fa la risonanza magnetica mammaria, il mammografo con tomosintesi a 3 dimensioni, l'ecografo con elastosonografia, non eseguivamo la mammografia con mezzo di contrasto. Oggi abbiamo la possibilità di utilizzare questi sistemi qua, non avevamo la TAC, la PET e quant'altro. Oggi noi possiamo utilizzare questi e scoprire questi tumori in fase iniziale. Secondo motivo per cui si muore di meno e quindi si guarisce di più è legato al fatto che oggi disponiamo di farmaci
cosiddetti intelligenti a bersaglio che colpiscono soltanto le cellule tumorali, farmaci personalizzati all'individuo, in questo caso alla donna, perché lo stesso tipo di cancro reagisce e si comporta in maniera diversa a seconda del soggetto, della persona dove sta. Una persona depressa, una donna depressa, è difficile trovare donne depresse, però una donna depressa, una donna Facilmente attaccabile. che cade in uno stato di angoscia, di disperazione, non avrà lo stesso risultato positivo come una donna invece ottimista che supera questa fase della malattia. E qui è anche importante il ruolo poi dello psicologo, il ruolo della famiglia, il ruolo del partner. Vedete quanto complessa sia la possibilità di intervenire per guarire la donna e quindi queste chance le dobbiamo saper sfruttare tutte. Questo è il secondo motivo, cioè il motivo di poter disporre di farmaci personalizzati per quel caso, per quella paziente, per quella sottospecie di cancro, perché il cancro è una costellazione, è un pianeta, ci sono tanti tipi di cancro al seno, ci sono 36 tipi di cancro al seno. Pensate un po', e poi ci sono i sottotipi. Oggi noi abbiamo questo ventaglio di possibilità di intervenire. Il terzo motivo è legato al fatto che, per cui si muore di meno e si guarisce di più, che la donna sa di questa problematica, ha preso coscienza e conoscenza di questo. La conoscenza non attraverso internet, ma la conoscenza diretta l'ha presa. Anche perché la donna vive in un contesto sociale, per cui vede anche altre donne che hanno sviluppato già questa malattia e che vivono con questa malattia. Quindi questa malattia è diventata una malattia cronica, in un certo senso, come l'artrosi, l'ipertensione, il diabete. E si vive con l'artrosi, l'ipertensione e il diabete. Così la donna può vivere avendo sviluppato un tumore, soprattutto se in fase iniziale guarisce completamente, come ho detto prima. Questo è un supporto molto forte che noi possiamo offrire alle donne, se però garantiamo loro queste prestazioni. Perché se poi io dico bisogna fare prevenzione e poi la donna telefona per avere una ecografia, una mammografia e si Deve sente aspettare. dire fra 2 anni, fra 3 anni, si scoraggia, non diventiamo più credibili, perché dice vabbè, dicono, predicano bene e razzolano male, perché poi come faccio io a farmi una mammografia ogni 2 anni? A parte il fatto che dovrebbe essere fatta ogni anno dai 40 anni in su. Poi c'è una disparità anche tra le regioni, la nostra. Infatti volevo parlare proprio di questo. In quanto presidente nazionale della LILT ha girato per le varie regioni dell'Italia. Come ha risposto la Puglia in termini di istituzioni? L'abbiamo già detto, ma è anche il caso di ribadirlo. E anche da parte delle donne, cioè c'è stata una maggiore sensibilità a questo problema. Purtroppo, io sono meridionale, purtroppo la situazione sta in questi termini, che noi ci ammaliamo di meno di cancro al seno o di cancro in generale rispetto ai nostri connazionali del nord, però moriamo in percentuale di più. E questo è legato al fatto che il nord ha una rete di servizi molto più ampia della nostra rete. E quindi le donne sono quasi automatizzate, automaticamente vengono chiamate ed eseguono gli esami. E poi c'è una disparità anche dei servizi. Faccio un esempio, in Toscana le donne vengono sottoposte a mammografia a partire dai 45 anni sino ai 74. Io sto facendo la battaglia che deve essere a partire dai 40 anni, però dobbiamo farlo in tutta Italia, non possiamo lasciarlo soltanto a determinate regioni. Noi dobbiamo investire in salute e non in malattia. Ci sono le possibilità per poter fare questo, perché vedete, noi abbiamo tre criticità per quanto riguarda il cancro al seno, il cancro della donna, il big killer numero uno. La prima è quella di interessarci delle donne al di sotto dei 50 anni, perché il 30% dei tumori al seno si sviluppa al di sotto dei, in donne al di sotto dei 50 anni. E noi non possiamo abbandonare, lasciare a se stesse queste donne. La seconda criticità è rappresentata dal garantire lo screening a tutte le donne e quindi elevare l'adesione allo screening. Se io dico ad una donna che deve venire a sottoporsi alla mammografia e le spiego il perché, è come il pap test dopo il primo rapporto sessuale, beh, la donna viene perché ci tiene alla propria salute, al proprio corpo, in questo caso anche.
e quindi garantire però lo screening a tutte le donne. E questo si può fare, se lo fanno gli altri possiamo fare anche noi. E il terzo motivo, la terza criticità, il motivo di criticità è rappresentato da che cosa noi facciamo alle donne che hanno vissuto già questa esperienza a campo. Le assilliamo con esami continui, spesso inutili e costosi, sì da non farle sentire mai guarite, oppure le abbandoniamo a se stesse. Quindi qua la necessità anche delle linee guida. Noi nel nostro paese, in Italia, abbiamo oltre 700.000 donne che hanno vissuto già l'esperienza cancro e che vivono, e vivono bene. In Puglia quest'anno avremo circa 4.000 donne che avranno la diagnosi di cancro al seno, pugliesi. E abbiamo oltre 30.000 donne che hanno già vissuto l'esperienza cancro al seno. Di queste 35.000 donne, che facciamo? Quale comportamento abbiamo? Ecco la necessità di aprirsi, di un colloquio, di un confronto, ma un confronto serrato, nell'interesse della donna. Abbiamo la possibilità di poter garantire alla donna di eseguire prevenzione, diagnosi precoce, che è l'arma vincente contro il cancro. Dobbiamo metterlo in atto. Lei ha parlato di alimentazione, professore. Il caso che venga approfondito questo argomento, perché insieme allo sport, l'attività fisica, che sicuramente potrebbero essere libere, cioè l'importante è muoversi, correre, fare nuoto, e quindi questo consente a tutti di stare un po' più tranquilli. Però per quanto riguarda l'alimentazione, quali sono i cibi da evitare e quali quelli da consigliare vivamente? Diciamo che per quanto riguarda l'attività fisica, noi chiediamo soltanto una regolare attività fisica, perché dire ad una donna in post-menopausa, 50-60 anni, faccia attività fisica, sport, eccetera, diventa difficile. Però dire ad una donna anche di 50-60 anni, faccia la regolare attività fisica, si muove o fa la cicletta o va in bicicletta, oppure faccia la scuola di ballo, diventa più facile rispetto all'utilizzo della piscina, faccio per dire. E quindi l'attività fisica la possiamo garantire, la possiamo parametrare. Poi abbiamo invece il problema, come diceva lei, dell'alimentazione, che è responsabile del 35% di tutti i tipi di cancro, anche del cancro al seno. Allora, questo che significa? Che io devo cercare di avere una dieta davvero mediterranea, la nostra dieta, portare avanti la nostra dieta. Poi io consiglio sempre alle donne di alzarsi da tavola sempre con un po' di appetito, mai sazia, di mangiare anche più volte durante la stessa giornata, durante la giornata, però molta frutta fresca, verdura. Qual è il problema? Da dove proviene questa frutta fresca? Infatti. Da dove proviene questa verdura? Quello che io mangio è tracciabile, è garantito, o viene da terreni contaminati, lì dove vi sono falde acquifere inquinate. Io, istituzioni, io Stato, io governo, devo controllare questo. E se trovo lì delle situazioni dannose per la salute della persona, io non faccio manco la causa, io li confisco i beni e lo mando in galera a chi ha compromesso la salute, non mia, ma dei miei figli, dei miei nipoti, delle nuove generazioni. Questo è assassinio. Questo è davvero un delitto. E io, istituzione, devo essere forte su questo, perché voglio mantenere una società viva, vitale, fino agli 85, 90, 100 anni, sino a quando mi è consentito vivere, ma in qualità di salute, in buona salute, non da ammalato. Questo è l'impegno che dobbiamo cercare di affrontare tutti insieme, quindi sulla tracciabilità. E poi anche c'è un discorso anche a livello europeo. A me non va un'Europa che mi consente di portare in Italia, qui in questa zona, che c'è la coratina, l'olio tunisino. Con tutto il rispetto per l'olio tunisino, ma non ho garanzie su quell'olio rispetto al nostro olio. Allora, ecco, i nostri rappresentanti in Europa, invece di farsi la passeggiata sino a Bruxelles e di andare uno o due giorni a settimana, devono salvaguardare e tutelare i nostri beni. Noi siamo ricchi, abbiamo tutto. La Puglia è una regione bellissima che potrebbe dare, ma tanto di più, offrire tanto di più. Dobbiamo saper scegliere anche chi ci rappresenta a livello istituzionale. Chi ha, come diceva il mio maestro Umberto Veronesi, chi è davvero al servizio
della comunità e non chi si serve della comunità per il proprio servizio. È giusto. Professore, qui c'è un manifestino che vi sta accompagnando in questa campagna di prevenzione. Mettilo KO, ovviamente sponsorizzato dalla Lilt. C'è anche un opuscolo che ovviamente consigliamo vivamente alle donne di poter leggere. Chi non fosse in possesso potrebbe anche semplicemente scaricarlo da internet, visto che parlavamo della tecnologia, al sito www.lilt.it. Ed è completissimo, lo sfogliavo mentre lei ne parlava, perché fornisce tutte le indicazioni sulla prevenzione, ma anche nel caso del trattamento operatorio e post-operatorio. Mettilo KO, il nastro rosa è anche quello che ci accompagna ogni anno e che indossiamo oggi durante la trasmissione. Parliamo anche di questo, visto che siamo in conclusione. Sì, noi abbiamo avuto anche la Ilia Di Blasi che come Come testimonial testimonial. di questi appuntamenti annuali. Ogni anno abbiamo sempre una Molto rappresentanza femminile. femminile conosciuta, nota, proprio per attrarre e attirare anche l'attenzione da parte delle donne. Soprattutto mi rivolgo alle giovani donne, le donne in premenopausa, praticamente alle donne di sotto i 50 anni, perché lì ci giochiamo la battaglia più forte. E dobbiamo cercare di garantire loro, ripeto, queste prestazioni. Come garantire queste prestazioni? Io vado dicendo che la donna può essere tranquilla da questo punto di vista. Se le istituzioni investissero davvero in salute, in prevenzione, la donna dovrebbe avere la libertà di rivolgersi per curare la propria salute, a qualsiasi struttura, pubblica, privata, convenzionato. Il costo da parte dell'istituzione, in questo caso del governo, della regione, deve essere identico. Deve dare Ah sì. lo stesso dico, no, perché io privato, Magari fosse no, ma così, deve sì. essere così. Cioè, dobbiamo fare in maniera tale che diventi così, perché io privato, per esercitare, ho bisogno dell'autorizzazione regionale dell'ASL, altrimenti non posso esercitare. Privato, privato, privato. La stessa cosa vale per i convenzionati e per i pubblici. Benissimo. Io, ASL, io Regione, compro il pacchetto di mammografie anche dal privato allo stesso costo del pubblico e al convenzionato allo stesso costo del pubblico. La donna può scegliere se andare al pubblico, al privato o al convenzionato per avere quella prestazione. Le liste d'attesa si abbasseranno. Io Regione che devo fare? Devo controllare la qualità della prestazione. Devo garantire alla donna che se va in una struttura pubblica, convenzionata o privata, Riceve lo la stesso qualità è trattamento. uguale, è identica. Questo devo fare io, devo controllare. Se io controllo, che succederà? Che se io ho una disponibilità dal pubblico, perché il pubblico lavora solitamente, diciamo dalle 8 alle 14, il pubblico mi garantirà 100 mammografie. Se vado al convenzionato, il convenzionato lavora dalle 8 alle 20, me ne garantirà 200, 300. Se vado al privato, non più al convenzionato, ma al privato privato, quello lavorerà anche di sabato, anche di domenica, lavora anche di notte. Mi darà più lavoro anche ai tecnici, agli altri colleghi radiologi, alle persone che addette alle pulizie, ma me ne garantirà ancora di più. Io vado ad abbattere le liste d'attesa e io do la libertà di scelta alla donna. Li metto quasi in concorrenza, pubblico, privato e convenzionato, ma ho garantito comunque la prestazione. Cioè ho garantito quello che vado dicendo, la prevenzione, la prevenzione. E io la faccio in questo modo, la prevenzione. Grazie professore, siamo in chiusura. Ringraziamo naturalmente il professor Schittulli, a cui auguriamo un buon viaggio, visto che la campagna di sensibilizzazione alla prevenzione e alla lotta al tumore femminile, al tumore al seno, sta continuando in tutta Italia. Grazie allora per aver accolto il nostro invito, per essere stato qui presente. Grazie a tutti per aver seguito questa puntata di Culturalmente, che torna la prossima settimana con un altro argomento. Arrivederci.